futuro in Italia va preso come un'opportunità. Le direttive comunitarie prevedono la costruzione di nuovi edifici a partire dal 2026-2027 a emissioni zero, l'efficientamento dell'esistente. Abbiamo presentato dei calcoli e delle stime che dicono che l'efficientamento del patrimonio immobiliare italiano, l'utilizzo anche col facility intelligente, l'utilizzo delle nuove tecniche digitali, l'elettrificazione come per il mercato delle auto, anche degli immobili, può contribuire a risparmi e produzione di energia rinnovabili veramente rilevanti. Parliamo di 4-5 volte il volume totale delle energie rinnovabili prodotte in Italia oggi come oggi. È chiaro che chi si occupa di facility deve cogliere questa opportunità e credo appunto che il facility nel discorso immobiliare abbia un ruolo importante, perché poi comunque il grosso dei consumi energetici e degli impatti ambientali di qualsiasi oggetto, compreso un palazzo, è la fase dell'utilizzo più che della costruzione o della dismissione. Quindi il ruolo, diciamo, e l'opportunità sta lì, sta nella gestione. Non c'è futuro se non c'è sostenibilità, quindi l'unico vero indicatore di performance anche per i facility manager non può essere che quello della sostenibilità. Noi dobbiamo essere capaci di incorporare nel nostro agire quotidiano tutti gli SDG che, se vengono letti con attenzione, ci riguardano anche direttamente, dalla capacità di creare delle comunità sostenibili, dal risparmio energetico, anche alle soluzioni che saremo in grado di prendere di consumo intelligente ed efficiente, ovviamente con un occhio di riguardo per il welfare, perché il well-being delle persone è fondamentale e noi siamo la prima linea all'interno dell'azienda per creare ambienti confortevoli in cui si possano sviluppare quelle relazioni tra persone positive che fanno poi grande un'azienda. Sicuramente in futuro richiederà una maggiore attenzione all'integrazione fra la mia vita personale e la vita professionale, ad esempio, sfida che con la maternità è diventata sempre più importante, ma credo che anche che questa sfida e questa integrazione mi permetterà di sviluppare alcune soft skill, o almeno lo spero, che mi permetteranno di essere una responsabile maggiore delle persone, più empatica, più attenta alle diversità e alle esigenze delle persone. E poi credo che possa essere anche uno stimolo per me come professionista, come responsabile dell'osservatorio Smart Working, quindi queste skill mi permetteranno, almeno spero, di essere in grado di leggere meglio i fenomeni dell'evoluzione del mondo del lavoro, avendo anche più consapevolezza delle esigenze delle persone e dei lavoratori.